Il perduto modo di pregare. Di Greg Braden. I moderni ricercatori della preghiera identificano attualmente quattro modi di pregare usati oggi in Occidente. Esiste un modo ulteriore? C'è anche un quinto modo di pregare che ci consente di partecipare all'esito degli eventi dentro i nostri corpi come pure del mondo attorno a noi? Scoperte recenti e remoti siti di culto dove oggi rimangono queste tradizioni, combinate con una nuova ricerca entro alcune delle più sacre ed esoteriche tradizioni del nostro passato, mi condussero a ritenere che la risposta è sì. Molto del nostro condizionamento nelle tradizioni occidentali dell'ultimo millennio e mezzo ci è invitato a chiedere che specifiche circostanze del nostro mondo cambino a seguito di un intervento divino, che le nostre preghiere vengano esaudite. Nel nostro richiedere ben intenzionato, comunque, è possibile, che noi senza saperlo diamo proprio potere alle condizioni, che noi preghiamo cambino. Per esempio, quando noi chiediamo caro Dio, ti prego fai in modo, che ci sia pace nel mondo, noi stiamo in effetti affermando che la pace al momento presente non esiste. Ora antiche tradizioni ci ricordano che le preghiere, che chiedono sono una forma di preghiera, tra altre forme, che ci dà il potere di trovare pace nel nostro mondo attraverso la qualità del pensiero, del sentimento e dell'emozione, che noi creiamo nel nostro corpo. Una volta, che noi consentiamo alle qualità della pace di entrare nella nostra mente e diamo energia alla nostra preghiera attraverso i sentimenti di pace, che sono nel nostro corpo, il quinto modo di pregare asserisce che il risultato richiesto è già avvenuto. La scienza dei quanti fa fare ora a questa idea un passo avanti, affermando che è precisamente a queste condizioni di sentimento, che la creazione risponde con l'armonizzare il sentimento preghiera del nostro mondo interiore con condizioni similari nel nostro mondo esteriore. Sebbene il risultato della nostra preghiera possa non essere apparente nel nostro mondo esteriore, noi veniamo invitati a riconoscere la nostra comunione con la creazione e a vivere come se la nostra preghiera fosse già stata corrisposta. Con parole di un altro tempo gli antichi ci invitarono ad abbracciare la nostra preghiera perduta come una coscienza, che noi diventiamo, piuttosto che una forma prescritta di azione, che noi compiamo all'occorrenza. Con parole, che sono tanto semplici quanto eleganti ci viene ricordato di essere circondati dalla risposta alle nostre preghiere e avviluppati dalle condizioni, che noi scegliamo di sperimentare. Nell'idioma moderno questa descrizione ci suggerisce che, per effettuare un cambiamento nel nostro mondo, noi veniamo invitati ad avere prima le sensazioni del cambiamento già avvenuto. Dato che la scienza moderna continua a convalidare una relazione tra i nostri pensieri, sentimenti e sogni e il mondo che ci circonda, diventa più probabile che un ponte dimenticato colleghi le nostre preghiere con il mondo della nostra esperienza. La bellezza di questa tecnologia interiore è il fatto che essa è basata su qualità umane che noi già possediamo. Dai profeti che ci videro nei loro sogni ci viene ricordato che, nell'onorare tutta la vita, noi realizziamo niente di meno che la sopravvivenza della nostra specie e il futuro della sola casa che conosciamo. Preghiera basata sulla logica richiesta di intervento. Un trattino ci focalizziamo sulle condizioni presenti dove riteniamo che la pace non esiste. Due trattino noi possiamo sentirci privi di aiuto, di potere o adirati per gli eventi e condizioni che stiamo osservando. Tre trattino noi impieghiamo la nostra preghiera barra richiesta per invitare un intervento divino di un potere più elevato ad apportare la pace in relazione a individui, condizioni e luoghi dove riteniamo essa sia assente. Quattro trattino tramite la nostra richiesta noi possiamo senza saperlo confermare proprio le condizioni che noi desideriamo di meno. Quando diciamo per esempio per favore fai che la ci sia pace, noi stiamo dichiarando che la pace non è presente in una particolare situazione. Facendo ciò noi possiamo effettivamente dare energia proprio alla condizione che abbiamo scelto di cambiare. 5 trattino noi continuiamo a richiedere l'intervento finché vediamo che il cambiamento davvero avviene nel nostro mondo. La nostra preghiera è già esaudita. Un trattino noi vediamo tutti gli eventi, quelli di pace e quelli che riteniamo di assenza di pace, come possibilità senza giudizio di giusto, sbagliato, cattivo o buono osservando. Due trattino ci liberiamo del nostro giudizio della situazione e ne dicendo quelle condizioni, che ci hanno causato dolore.
La benedizione non perdona l'evento o condizione, o acconsente a esso. Piuttosto riconosce che l'evento è parte dell'unica fonte di tutto ciò che è 5. Il libro Walking Between the Worlds e Science of Compassion per i dettagli. 3. Sentendo i sentimenti della nostra preghiera già corrisposti, noi dimostriamo l'antico principio quantico, che asserisce che le condizioni di pace dentro i nostri corpi sono rispecchiate nel mondo al di là dei nostri corpi. 4. La nostra preghiera ora consiste a riconoscere che la pace già è presente nel nostro mondo vivendo consapevoli, che questi cambiamenti già si sono avuti. B. Dando potere alla nostra preghiera col ringraziare per l'opportunità di scegliere la pace al posto della sofferenza.